Presentazione piano industriale RCS 2016-2018, tra i target al 2018 l'incremento dei ricavi a più 1,5% ed efficienze per 60 milioni di euro. Partiamo proprio da qui, come pensate di raggiungere queste efficienze? Le efficienze sono un insieme di interventi su costi diretti, indiretti prevalentemente e anche un po' sul costo del lavoro. Diciamo che cerchiamo di essere più bravi e più attenti in tutte le aree che non hanno un diretto impatto sul prodotto, perché riteniamo che il prodotto debba rimanere comunque centrale, quindi per liberare risorse, anche per continuare ad investire sui nostri prodotti, sui nostri brand che rappresentano l'asset fondamentale, abbiamo bisogno di liberare risorse e di fare un po' di efficienza. Saranno interventi non traumatici e sono interventi che però sono necessari, diciamo, nell'attuale scenario di contrazione anche del mercato tradizionale. Quali sono al momento gli asset che avete identificato come non core? Abbiamo VEO, sono delle frequenze, quindi un po' un'infrastruttura in Spagna. Stiamo ragionando, perché abbiamo ricevuto diverse manifestazioni di interesse, quindi stiamo ragionando su quale sia la migliore modalità di valorizzazione. Naturalmente siamo pronti a valorizzarla attraverso un disinvestimento da parte nostra, se e solo se ci saranno le condizioni per farlo, quindi se il prezzo sarà quello che riteniamo opportuno. Stiamo ragionando anche su Sfera, ma alla fase attuale non abbiamo ricevuto delle offerte che siano soddisfacenti. Stiamo lavorando alla ristrutturazione, alla razionalizzazione di questo asset, e però siamo aperti a considerazioni anche nel breve medio termine da questo punto di vista. Poi abbiamo tutta un'attività di razionalizzazione sui nostri asset, ma soprattutto in logica di riduzione della complessità delle cose che facciamo. Ha sottolineato più volte il nuovo approccio oltre il digitale. Il digitale è soltanto una delle componenti, ma si andrà anche oltre con lo sviluppo di nuovi prodotti, e poi ci sarà il lancio a gennaio di questa nuova modalità paywall per il Corriere. Ci spiega meglio di che cosa si tratta? Sì, allora noi quando diciamo oltre il digitale intendiamo dire che abbiamo un business tradizionale che si sta riducendo e sta cambiando profilo, che noi non andremo, mentre in passato si era sempre detto la trasformazione della carta in digitale, diciamo che il digitale sarà soltanto una delle componenti dell'evoluzione. Saranno fondamentali per questa evoluzione elementi come nuovi prodotti, nuove verticalità da questo punto di vista, nuovi segmenti, nuovi canali. Quindi diciamo oltre il digitale, perché il digitale è soltanto una delle componenti, ce ne sono tante altre. Tutte queste assieme ci permetteranno di più che compensare la riduzione, la contrazione del business tradizionale. Andando al tema del paywall, il paywall è una delle iniziative proprio di compensazione che fa riferimento all'area del prezzo, della sottoscrizione o della fedeltà dei clienti. È un'iniziativa importante perché siamo i primi in Italia ad averla lanciata. Noi sappiamo che nel mondo ce ne sono state di grande successo, ce ne sono state di minore successo. Riteniamo che sia fondamentale sia per le risorse economico-finanziarie che ci dà, ma soprattutto per avere un rapporto molto più diretto, molto più stretto con i nostri clienti, con i nostri lettori, per affermare il principio della qualità del prodotto, no, e del suo valore. Avete anticipato che ci sarà anche una sempre maggiore attenzione ai dati. Sì, i dati riteniamo che siano al centro della trasformazione in corso in questo settore. Ci sono tante sfaccettature di questa trasformazione, ma tutte potranno essere favorite e aiutate da una sempre maggiore attenzione alle caratteristiche dei nostri lettori e dei nostri consumatori, alla capacità di acquisire quante più informazioni possibili sul modo di vivere e di consumare da parte dei nostri lettori, di acquisire la nostra capacità di analizzare questi dati e di utilizzarli sempre di più in tutte le attività che facciamo, dalla vendita di pubblicità alla sottoscrizione di abbonamenti, alla creazione di nuove aree di business proprio basate sulla conoscenza, e di servizi di marketing basati sulla conoscenza di quello che facciamo. Quindi profilazione, profilazione, profilazione. Infine parliamo di eventi, che sono una risorsa molto importante per RCS e lo saranno ancora di più nel prossimo triennio. Sì, riteniamo di avere degli asset molto forti in questo spazio, riteniamo anche di avere l'opportunità di sfruttarli ancora meglio e riteniamo di poterlo fare sicuramente da soli, guardando ai migliori benchmark internazionali e costruendo anche degli elementi alternativi per ragionare non più come singoli, in logica di singolo evento, ma in logica di sistema di eventi. Ed eventualmente in futuro potremo ragionare anche su qualche partnership noi, per fare un ulteriore salto di qualità dal punto di vista della forza in questo ambito, eventualmente a livello internazionale.
Un ultimo commento riguarda l'advertising. Nell'ultimo trimestre RCS ha registrato un leggero recupero. La raccolta è ancora in calo, ma è in misura inferiore rispetto ai trimestri precedenti. Che cosa vi aspettate per il prossimo anno? Noi siamo sempre molto cauti, ci aspettiamo un andamento in linea con quello che il mercato ci dice. Voi sapete che il mercato dice che in Italia per esempio crescerà un po', molto sul digitale, purtroppo non altrettanto sulla stampa, per cui siamo cauti nel ragionare. Il nostro piano non si basa su un'esplosione dell'advertising, anche perché sarebbe un po' incauto, no? Si basa, è molto molto pragmatico, e si basa su quello che abbiamo osservato negli ultimi periodi.